Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Nel video di oggi, come avrete intuito dalla presentazione, parliamo di illuminanti. Allora, mia sorella ha fatto poco tempo fa una review proprio sugli illuminanti perché le è stata molto richiesta e le ha parlato di diversi illuminanti performanti per il mondo del lavoro, per chi ne vuole qualcuno da usare tutti i giorni, eccetera. Io oggi invece faccio questo video per andarvi a parlare di illuminanti con buon inci, su questa impronta di prodotti validi ma comunque con un inci valido altrettanto. Tra l'altro, questo è un video che a me sarebbe piaciuto tanto trovare quando cercavo qualche illuminante agli inizi che fosse un buon illuminante, ma non trovavo assolutamente niente, perché comunque nel mondo biologico o comunque naturale eccetera non ci sono tanti illuminanti, non c'è nessun prodotto che viene promosso come illuminante. Allora, senza perdermi come sempre in chiacchiere, partiamo subito. E il primo illuminante che vi faccio vedere, che non nasce come illuminante ma bensì come ombretto, è il Christine di Nabla, che è questo qui. È un ombretto stupendo. A me è dispiaciuto tantissimo che l'abbiano tolto dalla circolazione, forse per qualche problema con gli ingredienti, c'era una resa che non era soddisfacente. Comunque è stato tolto ed è stato fatto in crema. La differenza però con quello che è stato fatto in crema è che quello lì non è totalmente naturale, gli ingredienti sono tipo siliconici, non può essere utilizzato sul viso se volete un prodotto che abbia buoni ingredienti, non siliconici e così via. Quindi ve lo faccio vedere perché comunque è uno dei miei preferiti, però vi devo dire purtroppo che non lo fanno più. E adesso, rimanendo su questo discorso degli ombretti, passiamo a un altro ombretto di un'altra marca, questa però è Neve, e questo è l'ombretto della palette Elegantissimi e si chiama Etoile. Allora ragazzi, è un colore stupendo, apparentemente un bianco perlescente, così se lo vedete a primo impatto, ma poi basta un tocco perché, come vi ho già detto in qualche altro video, gli ombretti di neve sono molto pigmentati e molto borrosi, quindi al primo tocco rilasciano già un sacco di prodotto e tanto pigmento. Comunque sia, io lo uso sia come ombretto sia come punto illuminante per quanto riguarda l'angolo interno dell'occhio o comunque altre parti, sia comunque come illuminante. Mi piace tantissimo perché è scrivente, ha un buon inci, è ottimo, dura tanto. Comunque ragazzi, è perfetto, ve lo straconsiglio, perché se me l'avessero detto io sarei corsa a comprarlo, ma purtroppo non riuscivo a trovare, come vi dicevo, qualche recensione, qualche consiglio. Andiamo avanti, e rimanendo sempre sul marchio Neve, vi faccio vedere un altro prodottino. Anche questo non nasce come illuminante, anzi, questa è la pastello per gli occhi e si chiama Gioia. È un colore meraviglioso, anche questa ve l'ho mostrata in un video proprio in azione come illuminante, ed è un colore champagne bellissimo, rosato, veramente veramente bello, bello, pigmentato, brillantinato, iridescente. E anche questo mi è piaciuto tanto utilizzarlo in una maniera non convenzionale tra virgolette, perché l'ho utilizzato appunto come illuminante ed è stata una bellissima scoperta, perché veramente ottimo. Poi comunque non è troppo dura la mina, quindi si è steso facilmente, l'ho sfumato con le dita, mi ha dato una brillantezza molto molto carina e duratura. Ve la consiglio se non l'avete provata, e devo vedere anche se ce n'è qualcun'altra, magari un'altra colorazione sempre di queste brillantinate, che può essere molto valida come illuminante. Come ultimi illuminanti vi mostro questi due qui della mia palettina di Mulac. Sono uno Glam, è in crema, ragazzi, è meraviglioso, stratificabile, ha un'ottima durata, e l'altro invece è Apollo, che è bellissimo, in polvere, stratificabile, tutti i prodotti di Mulac sono con buon inci, naturale, tutto quanto, e mi piace tanto utilizzarli anche insieme per avere un effetto ancora più potente. Ragazze, niente, questi erano i miei illuminanti preferiti, gli illuminanti che vi consiglio con buon inci. Io spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto, vi mando un bacio e vi ringrazio per aver guardato il video. Alla prossima!